Dopo qualche mese di disoccupazione, trovai lavoro nel bar Torrefazione Savatucci, in via Marsala, presso la stazione. Era un locale grande, con il banco di zinco per la distribuzione della miscela sa speciale Savatucci, le vetrine con le diverse qualità di caffè e di coloniali e una saletta, in fondo, dove, tra i sacchi di San Domingo e di Porto Rico, che arrivavano fino al soffitto, i clienti potevano sedersi ad alcuni tavolini. Savatucci, un uomo tarchiato, dal viso largo e truce, brusco e di poche parole, badava, insieme a due ragazze, alla vendita. Io e un giovanotto biondo mezzo scemo, che si chiamava Iginio, eravamo i baristi e facevamo sempre quegli stessi gesti dalla mattina alla sera. Mettere le tazzine in macchina, manovrare i manubri affinché il caffè scodolasse, servire le tazzine ai clienti, poi ripulire con lo strofinaccio banco e macchina, sciacquare le tazzine. Gesti che si imparano subito e dopo i primi giorni uno li fa meccanicamente senza quasi più guardare a quello che fa. Le mani, insomma, lavoravano da una parte e gli occhi da un'altra. Per fortuna il bar Torrefazione Savatucci non era uno di quei locali per impiegatucci dove, a ore regolari, ci capita sempre la stessa gente che beve il suo caffè in silenzio e quindi se ne va. Per via della vicinanza. Per via della vicinanza della stazione di qui, attraverso i vetri, potevo vedere il muraglione rosa. Era un vero e proprio porto di mare dove per chi, come me, ha spirito di osservazione, c'era di divertirsi come ad uno spettacolo. Ci capitava gente di tutte le razze. Tra un treno e l'altro, tra un autobus e l'altro, ma soprattutto commercianti e senzali di provincia di passaggio a Roma, tutti i tipi rustici di campagna, burini insomma, malvestiti e cafoni quanto si vuole, ma con i portafogli imbottiti di bigliettoni. Per lo più bevevano la miscela Savatucci in piedi, ma spesso si sedevano in quattro o cinque, incappottati e coi capelli calati sugli occhi, ai tavolini della saletta per discutere in santa pace per un'ora o due degli affari loro. Ben inteso, io guardavo, ma non dicevo niente. Ero barista, e il barista, si sa, deve soltanto servire i clienti. Sabatucci me l'aveva raccomandato espressamente: niente chiacchiere con i clienti. Se ti parlano, rispondi, ma non parlare mai per primo. E soprattutto niente chiacchiere con le donne. Per capire quest'ultima raccomandazione. Per capire quest'ultima raccomandazione, bisogna sapere che quei commercianti burini, ma pieni di soldi, richiamavano sempre nel bar qualche povera ragazza in cerca di compagna, scalcagnata e burina anche lei, spinta dalla fame a lasciare le camere ammobiliate del Macao e a battere a marciapiedi per guadagnarsi il pane. Ma era una raccomandazione superflua, perché quelle donne a me non mi hanno mai detto niente. Senza contare che sono timido, anche per via di un difetto di pronuncia che nei giornali normali non si nota, ma nei giorni di scirocco mi fa addirittura tattagliare. Così glielo dissi a Savatucci. Taglio, come vuole che parli alle ragazze? E lui? Meglio, così starai zitto.